Bella a tutti ragazzi, sono Apple31299 e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostrerò come seguire correttamente il jailbreak per iOS 8.1.2. Ovviamente questo procedimento vale anche per versioni di iOS precedente e per qualunque iDevice. Parlo di iPad, iPhone e iPod. Bene, adesso cambierò la visuale con l'iPad per proseguire con la guida. Ok ragazzi, spero che si veda bene, però comunque. Allora, per prima cosa apriamo il programma che in questo caso si chiamerà Tite. Ovviamente scaricate l'ultima versione che vi lascio in descrizione. Apriamo Tite e ci dirà iOS 8 Welcome, che è il suo benvenuto. Come primo procedimento dovremo disabilitare Trova il mio iPad o Trova il mio iPhone. Come possiamo vedere, ci dirà anche che non ha trovato nessun driver Apple. Mi piace download e installa iTunes, perché lui ci impone di scaricare iTunes, che è molto importante per eseguire un sito italiano. Vedete, sto scaricando insieme a lui. Allora, detto lui, sono un po' di Allora ragazzi, in questo momento ci chiederà cosa installare, Cydia, che non si può neanche dispuntare, cosa si dice, e questo qui, 3K Assistant Jailbreak and Live Different. Praticamente questo qui ottimizza la velocità del jailbreak, puoi mettere qualsiasi suoneria che tu vuoi dalla tua libreria musicale, puoi acquistare dei wallpaper che sinceramente puoi anche scaricare da Google Chrome, però non capisco l'utilità. È un market di applicazioni pirata. Io ragazzi attiverò questa opzione solamente per queste due voci, anche se penso questo qui lo userò anche, però non invito nessuno a usarlo, non mi tengo responsabile. Allora cominciamo, premiamo start, il nostro dispositivo è operativo e premiamo start. Adesso ci arriva jailbreak, manipolazione data, attendendo i risultati della manipolazione, così si può dire. Adesso sta jailbreakando, ha avuto successo la nostra opzione, sta iniettando il jailbreak. Raga, se a 60% si blocca e vi dirà che il jailbreak è fallito, oppure non vi compare un avviso che dirà archivio quasi pieno, vuol dire che il jailbreak non è andato a buon fine, come potrebbe succedere anche a me. Se questo accade, non esitate a riprovare il jailbreak, perché può darsi che fino a una terza volta potrebbe andare il jailbreak, perché non capisco il motivo. Ecco qua, facciamo fine, il jailbreak è riuscito, basta che è uscito questo avviso, il jailbreak è riuscito. Stavo dicendo, se questo avviso non vi esce non c'è problema, basta che riprovate il jailbreak e lo farà sicuramente. Adesso è arrivato al 99% e sta riavviando il nostro dispositivo. Adesso dopo di questo ci dirà solo un'altra opzione, ovvero di sbloccare il dispositivo. Jailbreak successful. Noi facciamo close, da questo momento in poi il computer non serve più, quindi metterò la webcam sullo schermo. Vedete, adesso il nostro dispositivo si sta riavviando e sulla seconda pagina, dove c'era l'icona di YouTube, ci sarà precisamente quel market di applicazioni pirata e vabbè, roba varia, e Cydia, appunto, il nostro bellissimo Cydia Store, che è il protagonista del jailbreak per il resto. Attendiamo.
si sentono rumori di collegamenti con computer e si è avviato il nostro guarda. Aspettiamo qualche secondo, magari stabilizza, ecco qua, si è stabilizzato. Se ne andiamo alla seconda pagina troveremo Cydia e 3K. Andiamo su Cydia e dovremo aspettare la preparazione dei file system, come ogni jailbreak del resto. Ci riuscirà di nuovo archivio quasi pieno, ma questo è normale. E preparazione dei file system in corso, Cydia si sta installando. E qui viene qua dirà che Cydia esce al termine. Ovviamente qui ci vorrà veramente tanto tempo e penso di tagliare il processo fino a quando il dispositivo non si è riavviato e di nuovo sulla schermata 1, perché dopo si riavvierà. Bene ragazzi, come potete vedere si sta riavviando ed è, siamo sulla schermata. Scorriamo la pagina, andiamo su Cydia e come possiamo notare adesso Cydia funziona correttamente. Possiamo notare, funziona correttamente. Spero che questo video vi sia stato utile. Come sempre, se avete qualche difficoltà non esitate a contattarmi nei commenti. E dal vostro Apple 03 del giorno è tutto e ciao a tutti!